Ciao a tutti, oggi dico due parole sulle falsità che ho sentito alla gabbia pronunciate da Alan Friedman rispetto agli hacker russi. Alan Friedman ha fatto passare l'idea che sia un fatto assolutamente certo e provato. La realtà è ben diversa. Andiamo con ordine. Si parla, anche Alan Friedman ha citato questo come prova, che 17 agenzie di intelligence americane avrebbero confermato, che sono stati i russi, a fare questo hacking a danno del Partito Democratico Americano e chissà di quali altri enti. La realtà però non è così. Perché questa è una voce messa in giro da Hillary Clinton in un suo discorso dell'ottobre 2016, era ancora in piena campagna elettorale, in cui si ha detto che ci sono queste 17 agenzie di intelligence che confermano tutto. In realtà, quello che c'è dietro a questa affermazione è semplicemente una dichiarazione, uno statement fatto dal capo del comitato investigativo americano, mi pare si chiamasse così, comitato investigativo, il quale raccoglie 16 agenzie di intelligence americana. Ovvero, questo non vuol dire che 16 o 17, adesso non so quale sia l'altra, comunque che 16 agenzie di intelligence abbiano verificato, abbiano analizzato gli eventi e provato l'hacking. Vuol semplicemente dire che ci sono 16 agenzie che fanno parte di questo comitato, ma se andiamo a guardare i nomi di queste agenzie, ce ne sono tante che secondo me di informatica. Non posso dire che ne capiscono poco, ma c'entrano poco, ecco. In ogni caso, c'è poi un'agenzia molto importante, che è la National Security Agency, NSA, quella di Snowden per intenderci, che ha dichiarato di essere solo mo moderately confident, ovvero, come si può dire, moderatamente persuasa che siano stati i russi a compiere questo hacking, il che vuol dire che non sono assolutamente certi, la certezza non c'è. La certezza non c'è, l'ho già spiegato in un altro video, che anche se tu vedessi che l'attacco viene da computer che si trovano in Russia, può benissimo essere che questi computer sono stati a loro volta manomessi o semplicemente erano mal configurati e una persona da un altro paese, dalla Cina per esempio o dall'America stessa, ha fatto questa operazione. Questo può sembrare complottista forse? Proprio un paio di giorni fa WikiLeaks ha pubblicato dei documenti a riguardo del progetto Marble. Che mostrano come, non mi ricordo se fosse la CIA o qualche altro organismo di intelligence americana, ha tutti gli strumenti necessari per realizzare hacking e far credere che siano stati condotti da un altro paese. Ovvero, hanno anche, si parlava di, hanno sia i software ma anche la maniera per far credere proprio che l'hacker stesso sia un parlante, sia una, come si dice, sia di madrelingua russa, cinese, persiana o coreana. Ecco, queste non sono lingue a caso, ovviamente, collegatele ai paesi a cui si riferiscono, è il quadro abbastanza chiaro. L'ultima cosa è che anche l'FBI, per esempio, all'FBI non è stato concesso di analizzare i computer del come si chiama? Del DNC, cos'è? Il Partito Democratico Americano. Non gli è stato concesso. Si sono affidati a
a un'analisi condotta non si sa come da un'agenzia ucraina, come si chiama? CloudForce mi pare, potrei sbagliarmi, ma vi metto tutti i dati in descrizione, che ha confermato che sono stati i russi. Ovviamente, trattandosi di un'agenzia ucraina, non poteva dire altrimenti. E, tra l'altro, anche questo rapporto che ha realizzato poi è stato in parte ritrattato. C'è un articolo su Voice of America, che non è certamente un giornale del Cremlino, che mostra come ci siano state delle affermazioni parecchio frettolose. Va bene, detto questo, vi saluto e buona giornata a tutti. Ciao.